della carne. Ma torniamo proprio lì a Mantova Golosa per parlarvi di una filiera corta che adesso sbarca nella grande distribuzione. Il servizio è poi linea allo studio. La farina 100% mantovana arriverà sullo scaffale del supermercato dalla metà di ottobre, presentato alla millenaria il nuovo sacchetto, battezzato Uno Gonzaga, della filiera Mantograno. Il progetto Mantograno è un progetto che viene da lontano e noi continuiamo a crederci, a investire, e oggi possiamo presentare al consumatore, cioè arrivare direttamente al consumatore, questo nuovo sacchetto, questa nuova confezione da chilo. Verrà distribuita per ora al Tosano e poi vedremo. Mantograno parte dai produttori di Confagricoltura che lavorano il grano, arriva ai centri di raccolta Alba Verde e Agri Castello per lo stoccaggio, infine al Molino Magri di Marmirolo che lo lavora e lo trasforma in farina. Un percorso breve e tracciato per offrire al consumatore la massima garanzia di salute e sicurezza. Ci crediamo da sempre, quindi questo va dato atto al Molino Magri. Quest'anno è un'annata particolarmente buona per la qualità del grano, però questa farina ha una marcia in più in generale grazie al sistema di molitura. Molino Magri da sempre investe moltissime delle proprie risorse nei macchinari. E ci sono panificatori come Giovanni Martelli di Viadana che hanno convertito tutta la loro produzione alla farina Mantograno. Adesso, a 4 anni dalla nascita, tutti possono raggiungere più facilmente questo prodotto. Una filiera unica, è una filiera verificabile per i consumatori mantovani, perché possono controllare dal campo, cioè dai campi coltivati a Mantova, la produzione di questa farina di eccellente qualità. Fa bene, è una farina ricca e quindi sana, perché altri impianti molto importanti per noi sono quelli della pulitura e la macinazione, appunto, a bassa raffinazione.